Diciamo che il viaggio Bolzano-Roma ha sempre dei grossi punti di domanda. Si sperava che il viaggio fosse un po' più breve, ma già da giovedì, mercoledì praticamente non sono partiti i voli, ma giovedì le condizioni meteo erano migliorate. Io speravo di poter partire. Già giovedì mattina il primo volo è stato cancellato. Nella tarda mattinata hanno deciso qua in aeroporto di dirottare un aereo, cosa che non era mai capitato in vita mia di avere un dirottamento in partenza, però di fatto è stato deciso, per non annullare il volo, di spostare la partenza da Verona, ma non con un altro aereo, ma esattamente con il medesimo. Quindi siamo stati trasferiti in una quindicina di passeggeri a Verona in pullman, e l'aereo è partito vuoto da Bolzano e l'abbiamo ripreso, tra virgolette, a Verona per poi proseguire il nostro viaggio verso Roma. Un ritardo di 2-3 ore che poteva diventare peggiore se non fosse proprio nemmeno partito, perché saremmo stati riportati su un altro volo all'Italia, sicuramente ad un orario più tardi nel pomeriggio. Questo, diciamo, con varie motivazioni. Dall'aeroporto dicevano prima per il maltempo, ma di fatto il tempo era migliorato e c'era solo una leggera pioggia. Dopodiché il comandante durante il volo ha comunicato che i motivi erano dovuti alla pista bagnata, che non c'erano le condizioni di sicurezza per poter partire con i passeggeri a bordo. Quindi questa è stata la spiegazione. Dopo 2 giorni il tempo è migliorato, si sperava che tutto fosse finito, invece anche il viaggio di ritorno è stato praticamente un po' così particolare, perché all'arrivo a Roma il volo era stato cancellato perché da Bolzano non è partito. Questa volta pare per problemi tecnici. La cosa preoccupante è che i problemi tecnici e il meteo, mettendo insieme le due cose, si rischia di partire veramente molto poco da Bolzano. Infatti io scherzo anche dicendo che un Bolzano-Roma, Roma-Bolzano, rischia di diventare molto spesso Verona-Roma, Roma-Verona, se va bene, con i tempi di conseguenza che uno deve riprogrammare il lavoro, ma anche banalmente per un viaggio di piacere. Arrivati a Verona, nonostante tutta la pianificazione che poteva essere attuata e possibile, io mi sono messo in contatto con Etihad, con Darwin, con Alitalia per poter capire. Siamo arrivati a Verona e l'autobus che ci doveva portare a Bolzano era ancora a Rovereto. Anche questo, non si capisce come mai un pullman non possa partire dal luogo di partenza e non dal luogo di arrivo, o comunque da un'altra destinazione, per portare i passeggeri alla giusta destinazione, insomma. Quindi questa è stata la mia e anche di altre persone, che poi in queste occasioni qua uno almeno conosce, condivide impressioni e tutto, e questo va un po' a favore, purtroppo, e questo mi dispiace molto, di tutti coloro che vogliono mettere un grosso macigno, una pietra all'evoluzione, allo sviluppo dell'aeroporto, e vogliono rimanere chiusi tra queste quattro montagne. Invece è un'occasione che Bolzano ha e dovrebbe avere, sfruttare al meglio per potersi aprire, per poter dare opportunità di viaggiare, ma anche a tante persone di arrivare qui nella nostra terra.